Ottava tappa Perugia-Roma di chilometri 246. Una tappa lunga con arrivo nella capitale. Potrebbe essere una delle tante tappe lunghe che caratterizzano il giro, ricca di fughe, inseguimenti, tratti con gruppo compatto e tratti di fughe solitarie. E invece oggi pare una giornata speciale, sembra di captare nello sguardo dei corridori che qualcosa è nell'aria. All'inizio ci sono anche delle fughe, seppure di poca importanza, come quella di Antolini e Sergio Maggini nel polverone delle strade umbre, oppure inseguimenti di gregari, oppure tratti di relativa calma nelle discese assolate e polverose, dove anche per i giornalisti e le macchine del seguito c'è un attimo di relativa tranquillità. Si possono scrivere i pezzi senza dover sconfinare nella acrobazia. Se c'è una fontana ci si può fermare per abbeverarsi e portare una borraccia al capitano che aspetta. Si può viaggiare con la possibilità di guardarsi intorno e scambiare qualche opinione o addirittura impegnarsi un traguardo volante come quello vinto da Magni. Ma tutte queste cose, circostanze così normali, oggi paiono strane. C'è quasi aria di complicità dei corridori mentre abbordano una delle tante discese tra un colle e l'altro. Si passano paesi e città, si transita in belle vallate e il treno merci accompagna i corridori nella loro galoppata. Tra Umbria e Lazio si sale ancora per salite più o meno difficoltose a fianco delle cascine degli oliveti. La giornata è splendida ma caldissima. Succede l'imprevedibile. A rifornimento dopo Rieti il giro si ferma per 15 minuti. C'è uno sciopero dei corridori, sorpresa generale. Poi con estrema lentezza il giro prosegue alla volta della capitale. Giunti sulla capannaccia, salita non da mozzare il fiato, la volata già concordata in precedenza viene disputata da Conte su Bevilacqua e Servadei. Come dire una volata tra velocisti e non fra scalatori, disputata anche con humor, come si vede dai gesti di Bevilacqua. Giornalisti e organizzatori si chiedono perché dello sciopero. I corridori affermano di essere stufi di partire alle ore calde per arrivare così alle sedi delle tappe quasi notte. Basta, afferma Conte, sottostare i voleri degli organizzatori. Siamo stufi e allora oggi viaggeremo 6x6 a velocità ultraridotta. La lama a tre teste dà subito una notizia sconcertante al pubblico agendo con la sua consueta rapidità. Montato al volo in macchina il giornalista batte il suo pezzo. Poi vengono fatti... Malaria di Roma aizza i campioni, improvvisano un... Il glorioso motovelodromo Appio, tempio del ciclismo in uno dei quartieri più popolari di Roma. Sulla sua pista in cemento finivano tra l'altro i giri del Lazio di quegli anni. Anche in questo caso, un pezzo di storia che non c'è più, come tante cose.